Cipriano gli dice: guarda, io non ce l'ho fatta. Cipriano naturalmente lo insolentisce, dice: insomma, che demonio sei se non sei in grado neanche di fare questo, mandami un altro più potente di te. E la scena si ripete fino a quando non arriva il principe dei demoni, il grande ingannatore. Anche Cipriano gli dice: guarda, tu sei il terzo, insomma, non è che i risultati precedenti sono stati incoraggianti, ma dice: ma non ti preoccupare, perché io sono il più potente della schiera demoniaca, quindi stai tranquillo, se tu mi prometti che mi seguirai in eterno e quindi mi cedi la tua anima, io sicuramente farò in modo che Giustina sia a tal punto invaghita di te che ti concederà tutto il possibile e anche l'impossibile. Quindi Cipriano già sogna, come dire, di avere Giustina, ma stavolta c'è di peggio, perché che cosa accade? Accade che lui si trasforma e si presenta a Giustina e cerca di ingannarla come il diavolo deve fare, il grande ingannatore. E le dice: ma come? Insomma, tu sei una ragazza nel fiore degli anni, sei avvenente e desiderabile e vuoi proprio venir meno all'indicazione dell'Altissimo che dice crescete e moltiplicatevi. Ma questo sarebbe un peccato imperdonabile. Giustina è sul punto di cedere, perché capite, insomma, ha di fronte un invito che in maniera simulata sembra venire da Dio, un'indicazione divina, diciamo una delle indicazioni non scritte nel Decalogo ma essenziali perché il popolo dei cristiani possa continuare a proliferare. Poi Siria si accorge di quello che sta succedendo, intravede negli occhi della persona che ha di fronte, insomma, di questo avvenente conversatore, quella scintilla demoniaca. Anche in questo caso le basta il segno della croce, il testo dice, per sciogliere il demonio come se fosse cera. Quindi qui si capisce bene qual è il valore, la potenza del segno della croce. Insomma, alla fine erano didattici questi racconti, è ovvio. Ma come fa il principe dei demoni stavolta a confessare il suo fallimento? Poiché, lo sappiamo tutti, è furbo, si presenta Cipriano sotto le vesti di Giustina. Cerca l'impossibile, la doppia capriola, la doppia simulazione. Si presenta, ma lì anche Cipriano sulle prime ci crede. È quasi, come dire, preso da un'ebbrezza, finalmente l'oggetto del suo desiderio è lì, disponibile. E poi capisce che è tutto un imbroglio, e qui non vi dico quante gliene dice. Al che gli fa una domanda veramente imbarazzante e gli dice: come, tu sei il principe dei demoni e sei stato liquefatto come cera per il solo segno della croce, quindi Dio e anche questa ragazza che ha in sé un principio di santità è enormemente più potente di te, qual è il suo segreto? E Satanasso gli dice: io te lo rivelo, però tu devi promettere il raddoppio del patto che non mi abbandonerai mai. Allora Cipriano dà il suo consenso e lui gli dice il segno della croce, il crocifisso. Quindi la sottolineatura è la potenza del segno, che è molto più di ogni magia il segno della croce. Al che Cipriano dice: no, io non ti seguirò. Ma come, tu hai appena giurato, insomma, ti sei proclamato d'accordo con il patto, tu non mi puoi abbandonare. Ma se il crocifisso e il segno della croce sono in grado di neutralizzare ogni potenza, io mi faccio il segno della croce. E il demonio scompare e non si ripresenta più. Cipriano, dopo questa avventura, è ovvio, questo si capisce, il lieto fine deve essere la sacralizzazione del messaggio cristiano, diventa vescovo, va da un vescovo, racconta tutto e quindi viene fatto vescovo. Succede che poi viene perseguitato dai pagani, e lui che è diventato vescovo chiede a Giustina di diventare badessa di un convento. Vengono entrambi perseguitati poi da pagani, messi in una tinozza ardente, ma su di loro non ha effetto, insomma, anzi sentono refrigerio, quindi i pagani gli tagliano la testa. La storia finisce così, tristemente, ma sono dei martiri. Ma attenzione, perché qui Jacopo da Varazze termina il racconto dicendo: questo accadde il 6 ottobre del 280. Quindi sia stata una tradizione, dei racconti messi insieme, un'immaginazione,
una stratificazione di racconti, di motivi, eccetera, però abbiamo un atto di nascita con degli elementi ben precisi. Il patto, due contraenti che sono liberamente, diciamo, sullo stesso piano, che scelgono di scambiarsi uno l'anima, l'altro i poteri, e alla fine però, in questo caso, il finale è lieto perché vincono le forze del bene. C'è un'altra storia che possiamo datare circa 200 anni dopo, nel 400.